Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano che abbiamo ascoltato ci parla della misericordia di Dio che si attua nella redenzione, cioè nella salvezza che ci è stata donata con il sangue del suo figlio Gesù. La parola redenzione è poco usata, eppure è fondamentale perché indica la più radicale liberazione che Dio poteva compiere per noi, per tutta l'umanità e per l'intera creazione. Sembra che l'uomo di oggi non ami più pensare di essere liberato e salvato da un intervento di Dio. L'uomo di oggi si illude infatti della propria libertà come forza per ottenere tutto. Si vanta di questo anche, ma in realtà non è così. Quante illusioni vengono vendute sotto il pretesto della libertà e quante nuove schiavitù si creano ai nostri giorni in nome di una falsa libertà. Tanti schiavi. Io faccio questo perché voglio farlo, io prendo la droga perché mi piace, sono libero, e io faccio quell'altro. Sono schiavi, diventano schiavi in nome della libertà. Tutti noi abbiamo visto persone del genere che alla fine finiscono per terra. Abbiamo bisogno che Dio ci liberi da ogni forma di indifferenza, di egoismo e di autosufficienza. Le parole dell'Apostolo Pietro esprimono molto bene il senso del nuovo stato di vita a cui siamo chiamati. Facendosi uno di noi, il Signore Gesù non solo assume la nostra condizione umana, ma ci innalza alla possibilità di essere figli di Dio. Con la sua morte e risurrezione, Gesù Cristo, agnello senza macchia, ha vinto la morte e il peccato per liberarci dal loro dominio. Lui è l'agnello che è stato sacrificato per noi, perché noi potessimo ricevere una nuova vita fatta di perdono, di amore e di gioia. Belle parole queste tre, eh? Perdono, amore e gioia. Tutto ciò che lui ha assunto è stato anche redento, liberato e salvato. Certo, è vero che la vita ci mette alla prova e a volte soffriamo per questo. Tuttavia, in questi momenti siamo invitati a puntare lo sguardo su Gesù crocifisso, che soffre per noi e con noi, come prova certa che Dio non ci abbandona. Non dimentichiamo mai comunque che nelle angustie e nelle persecuzioni, come nei dolori quotidiani, siamo sempre liberati dalla mano misericordiosa di Dio che si solleva a sé e ci conduce a una vita nuova. L'amore di Dio è sconfinato. Possiamo scoprire segni sempre nuovi che indicano la sua attenzione nei nostri confronti e soprattutto la sua volontà
di raggiungerci e di precederci. Tutta la nostra vita, pur segnata dalla fragilità del peccato, è posta sotto lo sguardo di Dio che ci ama. Quante pagine della Sacra Scrittura ci parlano della presenza, della vicinanza e della tenerezza di Dio per ogni uomo, specialmente per i piccoli, i poveri, i tribolati. Dio ha una grande tenerezza, un grande amore per i più piccoli, per i più deboli, per gli scartati della società. Più noi siamo nel bisogno, più il suo sguardo su di noi si riempie di misericordia. Egli prova una compassione pietosa nei nostri riguardi perché conosce le nostre debolezze, conosce i nostri peccati e ci perdona. Ma perdona sempre. È tanto buono il nostro Padre. Perciò, cari fratelli e sorelle, apriamoci a Lui, accogliamo la Sua grazia, perché come dice il Salmo, con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Avete ascoltato bene? Con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Ripetiamo tutti insieme, tutti. Con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Un'altra volta. Con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Grazie.